Ben ritrovati, amici tifosi del grande calcio. Ben ritrovati, ragazzi, e ben ritrovati, come avevo già annunciato ieri sera, a tutti gli amanti del campionato di Serie B, perché il campionato cadetto ritorna grande protagonista sul mio canale. Un grande saluto, un grande abbraccio. Ovviamente anche a tutti i fratelli rosanero, ai tifosi del Palermo che lo scorso anno, nelle ultime stagioni, mi hanno seguito e mi hanno accompagnato nel racconto dei match della propria squadra del cuore. Quindi ripartiamo con il primo sabato dedicato alla 20ª giornata del nostro amato campionato cadetto, la prima giornata del girone di ritorno, un match che si è disputato a pochi chilometri da casa mia, in quella di Padova, al tombolato di Cittadella. Andava in scena uno dei match più promettenti di questo sabato pomeriggio, in quel del tombolato, il match tra il Cittadella di Edoardo Gorini e appunto il Palermo di Eugenio Corini, che però non sedeva sulla panchina rosanero vista la squalifica rimediata nell'ultima giornata del girone d'andata. Due vittorie, due pareggi, quattro risultati utili consecutivi per la formazione rosanero, con il quale si è concluso il girone d'andata all'interno della zona playoff. Minimo obiettivo dopo un'estate da grande protagonista e nella sessione estiva del calciomercato. Una prima parte di campionato con tanti alti e bassi, forse troppi bassi, e una ripartenza tutto sommato negativa in questo primo pomeriggio del Cesare Tombolato di Cittadella, perché arriva una sconfitta pesantissima, 2-0 per la formazione granata, per la formazione di Edoardo Gorini, che non smette di sognare, non smette di stupire. Arriva appunto la settima vittoria nelle ultime 9 gare e per la prima volta nella storia la Cittadella coglie la quinta vittoria consecutiva davanti ai propri tifosi. Non era mai accaduto nella storia del club veneto. Dopo i successi contro Brescia, Südtirol e Cosenza e Spezia, appunto, arriva il successo 2-0 in questo pomeriggio contro il Palermo di Eugenio Corini, che a questo punto, a mio modo di vedere, rischia addirittura l'esonero, perché dopo una prima parte di campionato al di sotto delle aspettative ci si aspettava una Palermo che potesse lottare lì davanti con il Parma, la capolista indiscussa di questo campionato. A sorpresa, al secondo posto troviamo un Como che tra i cambi d'allenatore comunque sta continuando a vincere e a convincere, e questo pomeriggio, nella prima partita affidata al gallese Ozean Roberts, è arrivata addirittura una vittoria 4-0 contro il fanalino di coda, c'era cioè il testa a coda tra seconda in classifica e penultima, Como Spezia, quel del Sinigaglia. Poker per la formazione lombarda, che quindi ha stravinto e continua questa rincorsa addirittura alla Parma di Fabio Pecchia, grande protagonista da Cugna con una doppietta. Ma tornando al match del tombolato, ho visto una Palermo abbastanza positivo nei primi 15 minuti, perché comunque le principali occasioni sono state rosanero con lo spunto da parte di Di Francesco al secondo, Brunori che non ci arriva e lo stesso Insigne che verrà anticipato da Carissoni. La gialla di Nel Serreanu al terzo, un Palermo che sulla iniziativa di Ed Henderson
trova anche una, per pochi centimetri, coglie la traversa con Capitan Brunori all'ottavo, a Castrati battuto. Da lì in poi il Cittadella prende un po' di coraggio, con conclusioni comunque veleitarie dalla distanza. Prima dai 30 metri ci prova Pandolfi, poi c'è una conclusione sempre comunque veleitaria da parte di Carriero, sempre dalla distanza, il tentativo in rovesciata con grande coraggio da parte di Pitarello al quindicesimo, e poi arriviamo al minuto numero 26. Una partita equilibrata in cui la Palermo comunque gestiva il possesso e in cui aveva avuto le principali occasioni, cambia al 26esimo con l'aggancio di Pitarello che fa secco l'ex Venezia Ceccaroni, arriva fino in fondo e da lì disegna un cross perfetto dove Pandolfi raccoglie sul secondo palo e batte Pigliacelli per il gol del vantaggio. Non arriverà la reazione tanto attesa per la formazione ospite, con l'unico tentativo di Anderson dalla distanza, conclusione comunque che non spaventa assolutamente Castrati. Arriverà un giallo pesantissimo intorno alla mezz'ora, e giallo che verrà estratto dal signor Massimi nei confronti di Leo Stulaz, l'ex mediano dell'Empoli, uno dei tanti rinforzi dell'estate rosanero. Attenzione ragazzi, attenzione perché ad inizio ripresa succederà di tutto e di più. Grande chance per Capitan Brunori sull'invito di Di Francesco in ripartenza, grande uscita a salvare il risultato da parte di Castrati. Passano esattamente 3 minuti dal possibile pareggio rosanero, arriverà un altro episodio chiave che cambia ancora una volta la fisionomia della match, perché verrà estratto il secondo giallo a Stulaz per un intervento in ritardo su Vita. C'è un controllo maldestro all'incirca centrocampo e poi il fallo in ritardo dello stesso Stulaz nei confronti di Vita. Quindi Palermo sotto di un gol, sotto anche di un uomo in inferiorità numerica, e quindi adesso la situazione è molto preoccupante, la situazione vissuta nel secondo tempo dalla formazione rosanero. Da lì in poi è un vero e proprio monologo veneto, perché si scatena lì davanti Pitarello, che dal nulla tira fuori un tiro cross che piglia e il palo a Pigliacelli, comunque battuto, e poi ancora Pitarello all'interno dell'area di rigore, scatenato, grande chiusura della retroguardia rosanero. Pallone in profondità di Vita per Cassano, conclusione da posizione deficitaria, che però trova comunque anche la risposta dell'attento estremo difensore rosanero. Come detto, anche i cambi della formazione di Eugenio Corini non cambiano la fisionomia della match, perché entrano in ordine di Mariano, Aurelio, Soleri, uomo mercato cercato dalla Modena, Mancuso, ma è comunque la formazione veneta a controllare la match. Match che si conclude di fatto all'ottantesimo, a circa 10 minuti dalla conclusione, con una bella triangolazione che vedrà ancora protagonista Pitarello, secondo assist di giornata, cross teso che passa all'interno, indisturbata. Passa indisturbato all'interno dell'area piccola, raccoglie Vita che sul secondo palo fa partire un destro secco e batte nuovamente Pigliacelli per il gol del raddoppio. Quindi vittoria all'andata. Lo scorso, se non erro, adesso vi trovo la data, lo scorso 12 novembre, con il gol in estremo recupero al 97esimo, un po' a sorpresa all'interno della 13ª giornata, del successo granata al Renzo Barbera,
Vittoria all'andata, vittoria al ritorno per una cittadella che non smette di stupire, per una cittadella che non smette di sognare. 7 vittorie nelle ultime 9 gare, 9 risultati utili consecutivi. Basti pensare poi anche a cosa è accaduto al Lino del Duca nell'ultima del 2023 con il doppio calcio di rigore sbagliato da Carriero, quindi un pareggio che poteva essere anche una vittoria per la formazione di Edoardo Gorini, che non smette di sognare e di stupire. Come detto, si porta, rinforza il terzo posto in una classifica a meno 2 dalla Como, a meno 5 dalla Parma di Fabio Pecchia. Quindi è davvero una grande stagione per la formazione veneta. Dall'altra parte, un'altra sconfitta pesantissima, termina dopo 4 partite in cui comunque la Palermo aveva cercato di risorgere, 4 risultati utili consecutivi, termina l'imbattibilità e inizia davvero nel peggiore dei modi possibile e immaginabile il 2024 rosanero, il 2024 di Eugenio Corini, che a questo punto, a mio modo di vedere, rischia addirittura l'esonero. Grazie per l'attenzione e come sempre, ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video!